Cosa succederà nelle puntate di un posto al sole dal 16 al 20 gennaio 2023? Scopriamolo assieme. Nelle prossime puntate della soppa assistiamo a una nuova difficile presa di posizione da parte di Alice che, dopo un ultimo teso confronto con Nunzio, si mette contro tutti e tutto, persino contro sua madre. Nel frattempo tra Viola e Damiano c'è sempre più tensione che i due faticano a gestire. Clara, invece, non smette di essere dubbiosa nei confronti di Diego, domandandosi quale sia la verità sul contenuto della cassaforte di Alberto. Elena continua a non essere molto convinta dalle decisioni della figlia, ragazza che ha ormai deciso di sporgere denuncia contro Nunzio. Intanto Franco prende in mano la situazione decidendo di informare Katia. Più tardi Silvia si trova in pericolo quando qualcuno tenta all'improvviso di rapinarla. Ci pensa allora Damiano a intervenire in tempo sventando la rapina. Questo momento, tuttavia, non fa che aumentare la vicinanza pericolosa tra Viola e il poliziotto. La maestra capisce quindi che è seriamente arrivato il momento di prendere una decisione che potrebbe compromettere per sempre il proprio futuro. Ritroviamo Nunzio che, attanagliato dai sensi di colpa verso Chiara, è pronto a tutto pur di recuperare il rapporto con la fidanzata persino aggravando la propria posizione agli occhi degli inquirenti. Crescono intanto le tensioni interne dopo le accuse mosse da Alice. Adesso, infatti, è guerra anche tra Marina ed Elena, ma anche tra Riccardo e Rossella. Intanto Damiano, temendo di poter in qualche modo tradire la fiducia di Nicotera, prende una decisione davvero spiazzante. Clara si prepara a fare una scoperta sconcertante grazie anche all'aiuto di Marica. Nel frattempo Lia si prepara a un nuovo confronto faccia a faccia con Alberto Palladini. Nunzio, invece, riflette sempre più deciso sulla sua partenza al fine di recuperare il rapporto con Chiara. Più tardi Guido e Mariella, pronti a fare compagnia a Michele, decidono di invitarlo a pranzo pentendosi, però, molto presto della loro decisione. Bianca non fa altro che pensare ad Antonello e infatti vorrebbe tanto andare a trovarlo. I suoi genitori, tuttavia, non sono d'accordo con questa idea avventata. I due, allo stesso tempo, non sanno che il prolungato isolamento in classe che sta subendo la figlia potrebbe avere delle ripercussioni molto gravi. Più tardi Lia irrompe al vulcano pronta a scontrarsi con Alberto, il quale continua a negare di aver preso i suoi gioielli. A questo punto ci pensa Clara ad intervenire ora che ha scoperto tutta quanta la verità. Nel frattempo continuano i tentativi di Guido e Mariella per far sentire Michele meno solo. La conclusione alla quale giungono, tuttavia, è davvero sconcertante. Per non perdere le prossime anticipazioni, iscriviti al canale.